ottobre, buon pomeriggio da Rosanna Luise. Un sovrintendente della polizia penitenziaria è finito in ospedale dopo aver subito un'aggressione nel carcere di Altamura. L'agente è stato colpito da un detenuto alla testa con una scopa che gli avrebbe provocato una lesione importante. Il sindaco di Acquaviva, Davide Carlucci, ha promosso sul suo profilo social un'ordinanza per ridurre il consumo di plastica. Sarà vietato per i cittadini lanciare i palloncini al termine di festeggiamenti e in altre occasioni simili. I cittadini commentano così. Io credo che la proposta fatta da Davide Carlucci, sindaco di Acquaviva, sia una proposta rivoluzionaria in senso positivo, una proposta capace di tradurre in azione concreta le tante parole spese in questi anni sulle modalità con cui frenare il cambiamento climatico. Atti di vandalismo nel Foggiano, dove un gruppo di ragazzini ha distrutto le giostrine del parco giochi di San Michele. A comunicarlo con un post su Facebook è stato il primo cittadino di San Nicandro Garganico, Matteo Vocale. Infine ci spostiamo a Bari. Gli interventi di manutenzione di giostre e panchine nel quartiere San Pasquale di Bari inizieranno tra pochi giorni e dureranno circa 2 mesi. Lo ha comunicato l'assessore lavori pubblici Giuseppe Galasso. Il costo dei lavori sarà di 32.000 euro. E per il momento è tutto, appuntamento al prossimo giornale radio.